È molto banale, retorico, parlare di un professore che è stato molto vicino a te negli anni dell'accademia, della tua formazione, parlarne bene, parlare di un ricordo è sempre, no? Duopo, parlarne bene, eccetera. Voglio scardinare questa retorica. Via. Io e tutti i miei colleghi, i miei compagni di studi lo portiamo con noi, per tutto quello che ci ha dato. Era una persona normalmente straordinaria, o straordinariamente normale, ma forse la prima cosa. Ho avuto la fortuna di incontrare il docente, il professore, la persona, l'uomo che più mi ha dato, pur avendolo pochissimo a lezione. Mi fa molto molto piacere che si possa parlare di lui e che ci sia uno spazio dedicato al suo ricordo, al lavoro che ha fatto. Mi colpì subito in modo particolare per due tipi di motivi. Prima di tutto per l'intelligenza. È stato il mio genitore ideale, quello che veramente avrei voluto come padre e come madre. È stata una grande perdita per tutti noi, devo dire. L'insicurezza e la grande determinazione sono elementi utilissimi per fare l'attore. L'insicurezza che significa? Che ha bisogno di una verifica continua e costante. Chi è troppo sicuro non sarà mai un grande attore, molto probabilmente, a meno che non abbia, il Padre Eterno gli abbia detto tu sei miracolato da Dio e allora pure Padre Pio è un grande attore. Siamo qua! Pino Passalacqua, stiamo parlando di Pino Passalacqua. Sono qui, in uno dei posti magici di Roma, sopra i tetti. E quando sento e vedo un respiro delle cose meravigliose come questi uccelli che sentite, il vento, i tetti di Roma. Quando penso a Pino Passalacqua è una sensazione, un'emozione, mi fa anche un po' tenerezza dirlo. Mi fa piacere essere qui perché è un posto che amo. Mi ricorda delle cose belle, mi ricorda che a 22, 23 anni, 24 anni, quando ero in Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, avevo voglia ogni volta che c'era quella lezione. Tutte le volte che c'era Pino Passalacqua mi svegliavo con più sorriso sulle labbra, perché era una persona che ti accoglieva. È come dicevano i grandi greci, l'accoglienza è la più alta civiltà di un popolo. Lui ti accoglieva nelle tue fragilità, nelle tue indecisioni, nelle tue anche, nei tuoi sbagli, in tutto quanto, e cercava di forgiare, di lavorare su quella materia. Non voleva la perfezione, non voleva che tu fossi bravo, voleva che sentissi quello che stavi interpretando quel momento e il più vicino alla tua verità, alla tua realtà possibile, poterla trasformare in emozione al pubblico, cercare di elargire la completa nudità del sentimento umano, avere quel coraggio di poterlo fare. E ti predisponeva con calma, con grande dolcezza, non c'era mai ostilità, non c'era mai spigolosità e credo per come sono io qui di carattere era la via giusta, riuscivo ad aprirmi e dare forse il meglio di me stesso. Non gli importava veramente niente. Se tu avevi fatto il liceo classico, se avevi preso 60 sessantesimi, se venivi da una famiglia bene, se eri un proletario, se eri un'ex prostituta. Lui sentiva la materia che avevi addosso e ti permetteva il famoso rompere lo schermo con qualcosa da dentro, dallo sguardo, dalla forza, dall'intensità della tua recitazione che portavi con te. Non gli importava nient'altro. Questa cosa qui mi dava una libertà che è rara. È rarissimo, ancora adesso me lo ricordo perché era fuori dai canoni, ti predisponeva, era solo quello che voleva, non stava a giudicare. Quando tu senti un professore che non ha giudizio nei tuoi confronti, ti senti accolto, come qui adesso, o nella natura, davanti a un ruscello, davanti a un prato, o quant'altro. Perché la natura ti accoglie e non giudica. Per me questo è il ricordo di Pino. Pino è stato importante perché aveva delle qualità umane e delle qualità professionali che entrando poi a contatto creavano la qualità che lo rendeva maestro nell'insegnamento. C'è stato appunto questo vissuto molto forte, legato alla malattia anche di Pino, che mi ha portato ad essere vicino a lui proprio nell'ultimo momento di vita, insomma, proprio quando ci ha lasciati, quindi ero lì e io, questa è una cosa che porto
con me molto privata, molto, come dire, intima, però me lo rende ancora più... È come se avesse sancito questo legame forte. La persona straordinaria, il maestro ideale, nel senso che non è un maestro che si impone, ma che vuole far camminare l'allievo da solo con i propri strumenti, dandogli degli strumenti, guidandolo, e quindi tutto volto al percorso di apprendimento dell'allievo, senza bisogno appunto di imporre se stesso in nessun modo. E quindi questo è il ricordo che io ho di Pino e che porterò sempre con me, chiaramente. Ed è uno dei maestri, no? Si incontrano tanti cosiddetti maestri per strada, soprattutto negli anni di studio, ma in realtà poi i maestri sono pochi, molto pochi. Se se ne incontra uno è già un successo, credo. Ci aveva sempre degli aneddoti meravigliosi, è uno che mi è rimasto in mente dopo tutti questi anni, è che lui ha ripreso il Concilio Vaticano II. E c'era una ripresa molto importante in cui il Papa con tutti i vescovi usciva da San Pietro, probabilmente, era in piazza a San Pietro. Iniziano queste riprese e Pino si rende conto che è successo qualche inghippo, per cui non si è accesa la telecamera, non lo so esattamente che cosa era successo. E quindi erano tutti disperati su che fare, così. E lui ha detto: dobbiamo chiedere a Papa Giovanni di rifarci questa scena. Per cui, ma no, ma sei pazzo, vai dal Papa. Lui è andato dal Papa e gli ha detto: Papa Giovanni, lei deve essere così bravo, bravo, bravo che mi rifà. E quindi il Papa ha detto: vabbè, rifacciamola. E l'hanno rifatta. Per me è rimasto nel cuore, ecco, il lavoro fatto con... in quegli anni, ecco. E Pino sicuramente è rimasto nel cuore, ecco. La sensazione di tutti noi è stato che non doveva andarsene così presto, ecco, che avrebbe potuto ancora tirare su generazioni di ragazzi e lavorare con... cioè aveva tante cose da insegnare, da trasmettere, da fare. Ci manca, cioè ci è mancato e ci manca ancora. Pino Passalacqua per me è stato l'insegnante, il docente, l'uomo che mi ha tirato fuori dai guai diverse volte. E per guai intendo proprio guai miei personali, perché vivere in accademia dai 18 anni ai 21, perché io sono entrato a 18 anni, ero giovanissimo, ovviamente sono stato messo di fronte a una serie di realtà che non hanno fatto altro che spaventarmi. E Pino è sempre stato quella persona che mi ha risollevato e mi ha dato una mano ad andare avanti. Metteva davanti al gioco serio della recitazione. Se altri ti insegnavano la tecnica e la tecnica doveva stabilire, oppure tu dovevi seguire le regole della tecnica, Pino ti metteva davanti alla rottura di quelle regole, ma non ti diceva mai devi rompere le regole della tecnica, ti diceva sempre devi divertirti, devi essere te stesso. Ecco, Pino ti metteva in una condizione naturale nella quale tu o eri a tuo agio o, se non lo eri nel posto sbagliato. Era straordinario, ma era anche la prova vivente che il talento è importante, è fondamentale, e Pino aveva un talento raffinatissimo, non soltanto per la regia. Era uno di quelli che accoppiava il talento di cui aveva fatto una professione, il talento per la didattica. Cioè, Pino era uno di quelli che è nato maestro. Ed è importante che venga risarcito del bene che ha fatto a me e a tutti quanti noi, generazioni di attori. Quando Pino insegnava, l'impressione era che ti conoscesse così bene, anche se ti aveva visto una volta sola. Per cui la prima cosa che avevi da imparare era la capacità di osservazione da lui, la capacità di ascolto. E avevi l'impressione dunque di essere nudo in mano a qualcuno, però poi questo qualcuno ci teneva da subito a dirti: non preoccuparti, io sto qui per il tuo bene. L'ho incontrato proprio alla prima fase del provino e
Dopo essere stati presi, tutti noi facemmo un colloquio individuale con Pino per parlare del nostro provino d'accesso, per fare un po' il punto della situazione su come entrava in accademia e quali erano i margini su cui lavorare secondo lui. E Pino mi disse: ma che cazzo hai combinato? Perché effettivamente avevo fatto una scelta di testi di monologo per la seconda fase imbarazzante. Avevo scelto un coro di Sofocle dall'Edipo Re, dice: ma lo sai che al coro sono 60 personaggi, ma te pare che lo fai da solo? E io ho detto: ma io in realtà ho fatto un ragionamento inverso, ho pensato che non ero abbastanza formato per fare un personaggio. Ha pensato male. Per non farne uno ne fai 60. Poi mi disse: c'è problema, piccolo, adesso anche se sei una pippa, frase che ricorreva continuamente, si possono fare tante cose belle, mi disse. Topino se n'è andato nell'anno in cui io e la mia classe ci diplomavamo, quindi siamo stati l'ultimo suo gruppo. Eravamo molto legati a lui e a Poccetto, che erano veramente come una cosa sola. Io ho questa immagine di loro che camminano andando via dalla pizzeria dove avevamo fatto una cena di fine spettacolo, e cioè, avevi la sensazione che fosse un corpo solo. E adesso lui, dove riposa adesso? Io quando ho una scelta importante da prendere ci vado. Io non sono credente. Era un, ripeto, un uomo normalmente straordinario. Alla prossima puntata.